Allora l'udienza è aperta. La posizione degli imputati, vediamo. Allora, Presidente, imputati, Calò Giuseppe, detenuto e assente rinunziante, difeso di fiducia all'avvocato Oddo e l'avvocato Mocciaro. È presente l'avvocato Oddo anche in sostituzione del secondo. Greco Michele, detenuto presente, di fiducia avvocati Gallina Montana e Tarantino del Foro di Catania, entrambi assenti, sostituiti di ufficio dall'avvocato Francesco Greco. Rina Salvatore, detenuto presente, di fiducia avvocati Fileccia e Mormino, entrambi assenti, oggi sostituiti di ufficio dall'avvocato Grillo. Provenzano Bernardo, latitante già contumace, difeso di fiducia avvocato Gallina Montana e avvocato Traina, entrambi assenti, di ufficio avvocato Greco. Dica. Montana non assiste. Non assiste. Credo che ci sia stato successivamente la nomina di un ulteriore avvocato, di un altro avvocato. È una cosa molto. Sì, molto. Non c'entra l'avvocato Gallina con. Sì, così per precisione. Sì. Risultava agli atti, presente, quindi soltanto l'avvocato Traina, vabbè. Quindi vabbè. Carcero la posizione di Salvatore, di Gallina Montana. Brusca Bernardo, detenuto, assente e rinunziante, di fiducia avvocato Ernesto D'Angelo e avvocato Vito Ganci, è presente l'avvocato Ganci anche in sostituzione del primo. Madonina Francesco, detenuto, assente e rinunziante, avvocati di fiducia che risultano agli atti, Clementi, Mormino e Graziano Maffei del Foro di Lucca, tutti assenti, sostituiti di ufficio dall'avvocato Greco. Geraci Antonino, detenuto, assente e rinunziante, difeso di fiducia, avvocato Fileccia e avvocato Romano, entrambi assenti, di ufficio l'avvocato Francesco Greco. Va bene, e allora dovremmo riprendere laddove abbiamo sospeso la scorsa udienza. E allora, brigadiere, dovremmo fare venire qui Rina. Buongiorno, si accomodi, si accomodi. E allora, se vuole parlare in direzione del microfono, va bene così. Dunque, senta Rina, l'altra volta noi abbiamo rinviato il suo interrogatorio, lei se lo ricorda, perché lei ha chiesto di essere sentito in presenza dei suoi due difensori. Oggi non ci sono i suoi difensori. C'è l'avvocato Grillo in sostituzione. Lei vuole essere interrogato? Sì. Ora mi dica, lei in presenza quindi dell'avvocato Grillo. Non so se va bene. Sì. E mi dica, lei per legge può anche non rispondere alle domande che le facciamo noi? Lei vuole rispondere? Signor Presidente, io voglio rispondere. Benissimo. Siccome è una facoltà che le viene concessa dalla legge, grazie. E allora io la devo avvertire. Allora mi dica una cosa, Rina, lei è stato presente in aula nelle udienze precedenti. Noi qui ci stiamo occupando dell'omicidio di Lallicata Giovanni, detto Giannuzzo Lallicata. Lei che cosa ha da dire? Lei è imputato come mandante assieme ad altri di questo omicidio. Lei ha assistito all'udienza, ha sentito la relazione, che cosa ha da dire al riguardo? Ma che cosa ha da dire, signor Presidente? Io sono accusato, mi pare, di tutto e di tutti. E quindi credo che quello che accusa in questo processo è Buscetta. Non so se ci sono altri. Anche altri. Quindi, qualche altro. Ora glielo passo. Quindi, per quanto riguarda Buscetta, che cosa ha da dire? Ma io di Buscetta che cosa ho da dire? Non lo conosco, non conosco la legata, non ho mai visto queste persone. E poi, se noi ci riportiamo circa 2-3 mesi fa nel processo Gambino, che cosa ha detto il procuratore generale di Buscetta? Che ha annullato il processo addirittura perché è falso, mentaccio, bugiardo, lui e compreso pure gli altri, signor Presidente. Ora mi dica una cosa. Io chiederei, se fosse possibile, di poter allegare
questa sentenza dell'America. Non so se si può chiedere, io ci sono l'avvocato mio qua. Mi dica, va bene, questo per quanto questo, riguarda... Queste voi. Sono le accuse, signor Presidente, le accuse che ci fanno, le accuse che mi fanno, i Buscetto, Acce e Pentite, sono queste. Mi dica, lei l'allicata Giovanni, Giannuzzo conosceva? Io non lo conosco, non l'ho non mai visto. Non l'ha mai sentito parlare? Non l'ho mai sentito parlare, io mi devi credere, è la prima volta che sento. Anche mia moglie l'altro giorno quando mi scrive mi dice, ma di dove ci... Cioè sono cose di mille una notte, signor Presidente. Mi dica un'altra cosa, e vediamo, lei calò Giuseppe? Non lo conosco, signor Presidente. No. Non lo conosco, io non lo conosco. A Greco Michele? Ma nemmeno. Neppure. Io mi scuso, dei coimputati che ho nel mandato, io non conosco nessuno. Queste domande gliele abbiamo fatte anche, gliel'ho fatte io personalmente e anche in un altro processo. Però siccome i processi vanno ognuno per conto loro, mi dica una cosa, ma Provenzano come lo conosce? Provenzano ha avuto io rapporto? Provenzano lo conosco come compaesano, signor Presidente, non ho mai visto Provenzano, non ho mai avuto rapporto con Provenzano. E la prego, io ci sono per esempio tanti altri imputati che non so se ci sono numeri telefoniche, se io ci ho telefonate, se ci ho assegni, se ci ho dormito all'albergo. Signor Presidente, come io ho fatto sempre che mi ho assistito la mia famiglia, cioè famiglia specificamo, mia moglie, i miei bambini, quando era giovanotto mia madre, mie sorelle, io non ho mai... E mi dica, è Brusca Bernardo? Non lo conosco. Non lo conosce neppure. E mi dica una cosa, è Madonia Francesco? Nemmeno, ci ho detto io non ne conosco. E Geraci, non è Geraci? No, signore. Neppure, quindi dei suoi coimputati lei sostiene di conoscere solo Provenzano. Ma conosco perché, Provenzano come compaesano, no? Come fisicamente non lo conosco, signor Presidente. Ok. E mi dica una cosa, è un certo Calderone di Catania, lo conosce lei? No. Calderone questo no. Che adesso... come è notorio, è collaboratore. Sarà pure, mi pare che fa pure il pentito assieme con Boscetta, quindi i soliti pentiti. No, assieme. Lui, Boscetta si è pentito 10 anni fa. E quello l'ha fatto dopo, sono tutti una cordata, signor Presidente. Uno tira all'altro e tutte fra loro fanno forza. E quindi se va avanti così, se va avanti in Italia a forza di... Mi dica una cosa, Rina, è Contorno, lo conosce? No, signor Presidente, non conosco Contorno. E allora, passiamo al pubblico ministero, la posizione difensiva del... se ci sono domande da fare. Sì, Presidente, intanto l'ufficio del pubblico ministero, in relazione e prima di interloquire sulla richiesta principale avanzata dall'imputato, già condannato con sentenze definitive per appartenenza a Cosa Nostra, Rina Salvatore, in ordine alla acquisizione del falso, del mendacio che sarebbe stato dichiarato da una sentenza resa negli Stati Uniti nel processo Gambino, sul quale poi interverremo, vuole sottolineare l'opportunità di sgombrare il campo dalle accuse, dalle calunnie, dalle falsità, come ripetutamente il Rina dice essere la fonte delle accuse nei suoi confronti. E quindi avanza richiesta alla Corte di acquisire per intanto i copia dei verbali di confronto già eseguiti in altri dibattimenti di fronte ad altre corti di assise che ci si riserva di indicare nominativamente, effettuati nei mesi trascorsi di questo 1993 tra l'imputato condannato definitivamente all'ergastolo quale appartenente e quale capo della commissione di Cosa Nostra, Salvatore Rina, ed i collaboranti Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese e Giovanni Drago. Quindi se la Corte riterrà questi confronti potranno essere rinnovati, per intanto potrà acquisire copia di quei verbali di confronto. Inoltre l'ufficio del pubblico ministero, sempre al fine di sgombrare il campo dalle calunnie, perché in un'aula di giustizia deve
trionfare l'accertamento della verità, l'aria netta e pulita dell'accertamento della verità, richiede che la Corte valuti l'opportunità eventualmente di disporre altri confronti con l'imputato Riina ad opera dei collaboranti Tommaso Buscetta, Francesco Marino Mannoia e Antonino Calderone Andiamo alla asserita falsità dichiarata da una corte americana nel processo contro Gambino, falsità così palesemente eclatante che l'imputato Riina ritiene di doverne richiedere l'acquisizione degli atti di fronte ad una corte d'assise italiana, perché finalmente altro giudice insospettabile ha dichiarato la falsità delle accuse di Tommaso Buscetta. Cos'è questo fatto da un punto di vista giuridico? Siamo in una fase nel processo americano, ovviamente mi rivolgo soprattutto ai componenti laici della Corte, perché i componenti togati ne sono perfettamente a conoscenza, gli avvocati ne sono perfettamente a conoscenza, forse non è perfettamente a conoscenza l'imputato Riina. Si tratta di una decisione cosiddetta tecnica che interviene in quell'ordinamento giuridico tutte le volte in cui, nella fase nella quale si deve stabilire la fondatezza o meno di una imputazione, la giuria popolare non raggiunga l'unanimità in ordine alla valutazione di una fonte di prova. Questo sembrerebbe, ripeto sembrerebbe, perché le notizie che noi abbiamo sono solo ed esclusivamente notizie di fonte giornalistica. Il giornale l'ho letto, signor Presidente. E siamo profondamente contenti come cittadini che un soggetto già pluricondannato all'ergastolo nell'ordinamento italiano, profondamente legato alle garanzie della difesa dei diritti del cittadino, abbia la possibilità di seguire così fedelmente tutto ciò che gli organi di stampa riportano. Siamo, ripeto, profondamente e sinceramente contenti di ciò. Quindi, secondo le fonti giornalistiche, perché solo di queste abbiamo la disposizione, sarebbe avvenuto che un solo componente di quella giuria avrebbe manifestato non dissenso, ma non avrebbe manifestato consenso, cioè piena convinzione, in ordine alla fondatezza di una fonte portata dall'accusa, cioè Tommaso Buscetta, sulla partecipazione o meno. Sulla credibilità di quello che diceva, signor Procuratore Ministero. Signor Presidente, vabbè, cortesemente. Lina, cortesemente lei non deve interrompere. Ora parla lei. Dopo il pubblico ministero, se vuole parla lei. Quindi allora, dicevo che una sola persona di quella giuria non avrebbe manifestato pieno consenso, vabbè, in ordine alla fondatezza delle accuse relative alla partecipazione dei fratelli Giuseppe e Giovanni Gambino ad un traffico internazionale di stupefacenti verso l'Italia. E il giudice, ovviamente, sulla base di questa mancanza di unanimità, che significa 99 sì e 1 no, per stare alla legge dei numeri, secondo quello che ha riportato la stampa, ha disposto che si celebri altra udienza, udienza che andrà ad iniziare, riferimenti sono esatti, il 1° novembre prossimo. Quindi questo è ciò che consta ufficialmente a tutti noi. Se poi ovviamente la difesa dell'imputato avrà delle altre notizie, valuteremo l'acquisibilità, esatto, di questo discorso. Comunque insistiamo per la. Va bene, pubblico ministero, ferme rimanendo queste sue deduzioni, queste sue richieste. Sì.
Io vorrei prima sapere se da parte della pubblica accusa ci sono domande da fare all'imputato in ordine, in modo che esauriamo l'interrogatorio. No, Presidente, personalmente e anche a nome del collega ritengo che l'interrogatorio sia stato il più esauriente possibile. E allora, mi dichiaro innocente, non conosco nessuno dei miei coimputati, non conosco neppure, ne ho mai sentito parlare di Lallicata Giovanni. Quanto concerne Buscetta Tommaso, devo fare presente che ho appreso dalla stampa che non è stato ritenuto credibile negli Stati Uniti d'America. Chiedo che venga acquisita gli atti del processo, copia della relativa decisione. A questo punto il pubblico ministero. Chiede che la Corte voglia rigettare l'istanza dell'imputato. Evidentemente il verbale è fatto in maniera del tutto sommaria, perché poi abbiamo la registrazione. In ogni caso chiede che venga acquisiti agli atti del processo copia dei verbali di confronto tra l'imputato Rina Salvatore, Marchese Giovanni e Drago. No, Marchese Giuseppe e Drago Giovanni. Il Marchese Giuseppe e Drago Giovanni, nomi invertiti. Il processo, signor Presidente, dovrebbe essere quello per gli omicidi Mattarella, Reina e La Torre. Nell'ambito confronti effettuati in seno al procedimento penale. Drago no. Per i cosiddetti delitti politici. E allora mettiamo tra parentesi omicidio Mattarella ed altri. In ogni caso, ove la Corte lo dovesse ritenere necessario ed opportuno, chiede che vengano ripetuti confronti stessi. E allora vediamo la difesa, avvocato Grillo, domande da fare in ordine all'interrogatorio. Prego. In ordine all'interrogatorio No, in ordine all'interrogatorio nessuna domanda. Per quanto riguarda l'acquisizione dei verbali di confronto, la difesa non si oppone. Si oppone invece un eventuale confronto con i collaboranti di giustizia indicati dal pubblico ministero. Voglio però precisare, e ritengo che sia opportuno a questo punto, quanto detto poc'anzi dal Rina a proposito dell'acquisizione di questa sentenza. Io non voglio assolutamente polemizzare sul punto, però mi pare, da quanto ho capito dall'affermazione del pubblico ministero, che lo stesso sostanzialmente, al di là del dato giornalistico, è a conoscenza, grosso modo, del contenuto di questa ordinanza-sentenza. Qui il problema è vedere, a questo punto, leggere, approfondire, verificare, studiare quanto ci sia stato, quanto di vero c'è e quanto di riconducibile all'attendibilità del test del Buscetta. Allora l'udienza è aperta. La posizione degli imputati, vediamo. Allora, Presidente, imputati Calò Giuseppe, detenuto e assente rinunziante, difeso di fiducia all'avvocato Oddo e l'avvocato Moggiaro. È presente l'avvocato Oddo anche in sostituzione del secondo. Greco Michele, detenuto presente, di fiducia avvocati Gallina Montana e Tarantino.